Ciao a tutti ed eccomi qua in Pokémon Luna, andiamo avanti nella storia. Oh, è il Prium Zeta, questo vuol dire che hai superato la prova di Kawe, complimenti! Grazie. E dove andiamo? Allora, prima di arrivare qui ho aumentato un po' di... Bene, ora puoi passare. La prova del Capitano Ibis ti tiene nella giungla ombrosa. Ci si arriva continuando per la strada lungo il percorso. Dicevo, ho un po' livellato gli altri Pokémon, ho ritirato il dono e sto cercando di far salire anche il dono. Adesso vi faccio vedere che il Pokémon era Munchlax. Ho trovato Iglybuff e me lo sono messo in squadra. Aspetta però, adesso facciamo così. Ho fatto evolvere Magikarp. Insomma, mentre non ho registrato, almeno così andiamo dritti e proseguiamo per la storia senza tanti fronzoli. E andiamo! Attraversiamo questo tunnel e siamo al percorso 8. Andiamo un po', andiamo a fare questa sfida, no? Non è una sfida, chiacchieriamo allora con questa ragazza. E vorresti prima vinci contro tutti gli allenatori del percorso 8, poi ne parliamo. Sì, ok, ti sfideremo. Qui c'è qualche cosa, una creatura misteriosa è stata risucchiata dalla Tecca Zygarde. Bene, qui si può entrare? Sì, vediamo che cosa c'è. La laboratorio Pokémon, un ospedale Pokémon. Ciao allenatrice, vedi che hai un Pokédex. Ti va di sbrigare un lavoretto per conto della fondazione Iter? Ok. Come saprai, noi alla fondazione Iter ci occupiamo della salvaguardia dei Pokémon. Tale scopo è importante per noi conoscere a fondo. Al momento stiamo svolgendo delle ricerche sugli Stufful del percorso 8. Naturalmente abbiamo già parecchi dati al riguardo, ma vorremmo integrarli con le informazioni del Pokédex. Il tuo compito sarebbe quello di andare al percorso 8 e registrare uno Stufful. Va bene. Riceverai una ricompensa. Ok, allora cerchiamo uno stufo. Vuoi che non rinomini questo? Vedo una Pokéball, andiamo. Ma non di qui, e quindi qua. Allora, peschiamo. Tiriamo su. E cosa c'è appeso? Una Magikarp selvatico. Magikarp, ciò. Cioè, è abbastanza. Ho messo il potere Z al mio bellissimo Litten, che ormai non è kitato, ma non. Ma perché rinomino tutto e tutti? Non ho parole, va bene, insomma, Torracat. Io mi porto di me. Allora, niente, passiamo di qua. Allora, aspetta. Ferma lì, allenatrice, sì? Chi è? Cos'è che è? Che occhiali strani che c'ha, certo. Scusa, sono stato un po' brusco, mi chiamo Acromio e sono uno scienziato. Sto studiando la capacità dei Pokémon, in particolare come sviluppare appieno il loro potenziale latente. Credo che la chiave sia il legame tra Pokémon e allenatori. Per questo mi interesso particolarmente gli allenatori come te che hanno stabilito un legame con i propri Pokémon tramite il cerchio Z. A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami. Ah, Satussina, me lo ricorderò. Per rendere memorabile questo incontro voglio regalarti una macchina tecnica. Una Nitro Caric. Oh, ma cos'è mossa? Con i trattati della sfida dei Pokémon dominante della prova della giungla ombrosa sarà davvero interessante. Dovrai studiare il potere Z, che sia anche più potente della mega evoluzione. Sembra che in queste parti ci sia anche un luogo interamente dedicato ai Pokémon, il Poké Resort. Allora, è davvero interessante. Credo che mi fermerò qui per un po'. Ci vediamo, Stratosina, alla prossima. Nitro carica? Allora, vediamo un po'. Borsa. Cerchio Z. Dov'è la nitro carica? No, qui no, eccolo qui. Nitro carica, potrei far imparare. Usa, sì. A Torracat, bene. Allora, cosa fa? Chi la usa si copre di fuoco e attacca il bersaglio concentrato. Aumenta. Vai. Scegli la mossa da sostituire. Ok, questa nitro carica era 50, se non mi ricordo. Allora, aspetta, quando faccio queste cose mi stoppo un attimo, se no si allunga un sacco il video. Ho tolto il braciere, il mio braciere che avevo dall'inizio, ma non importa, andiamo! Ok, la giungla Umbrosa, la prossima tappa della giungla Umbrosa si avvicina, Umbrosa con la L. Allora aspettate un attimo, no perché... Ricambio. Allora, fammi vedere un attimo di solito che Pokémon si trovano, vediamo. Fletch, Torracat. Quant'è Fletch? 20, vediamo. Un morso? Oh, yeah. Va bene, va bene.
Vorrei provare a quasi quasi a catturarlo subito. Ah, c'è poche megaball, devo fare il rifornimento. Vedi, questo è il mio box della mia collezione. Manca, e infatti non si è fatto prendere. Vediamo un po' se riesco. No, l'attacco. Io c'ho l'attacco. Dito cos'è? Vabbè, mi sembra che questo è l'attacco. Non l'avevo cambiata. Infatti l'attacco, sì. Dai, fammi riprovare una Pokéball, una Mega Ball. Vediamo. Poi mi spazientisco, lo faccio fuori, lo so, se non lo prendo subito. E lì, preso! E andava bene! Fletchlander è stato catturato! Oh, Munchlax è salito a livello 14. Bene, bene, qui i Pokémon sono più alti di livello, questo è a livello 20. Ora, è l'evoluzione di Fletchling. Bene, 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 la seconda evoluzione, da un'occhiata. Che hai catturato? Ok. No, no, niente soprannomi. Invia... No, ho sbagliato, volevo inviare al box, ma con quel livello 20. No, no, ma Munch lo vorrei far salire via. Per adesso rimango così, poi magari lo cambio dopo. Vai, puliamo il nostro amico qua, che era quello col pettine, vero? Quando c'è il cotone, sì. Il nostro micio, ci facciamo la micuizia. Vai, 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 vai. Ok, andiamo. Proseguiamo nell'avventura. Allora, continuiamo di qua. Eccoci, subito. Una bella sfida. Vieni. Ciao Ciccia! Giramondo, vittoria! Vai vittoria! Eevee! Oh, Eevee non si era ancora incontrato, eh. Noi abbiamo Thoracat! Lotta! Nitrocarica, la voglio provare. Mamma mia! Che potenza supersonica la nitrocarica! Mi piace, mi piace! Ora. Mo ti rispondo pure io con un morso! Oh, allora? E ciao. Bene, bene, si sono un po' irrobustiti questi avversari. Continuo a riflettere sulle ragioni delle mie sconfitte, ma ho smesso di preoccuparmi. Stratosina vince 480 monete, vai! Ok. Mi servirebbe però... Vabbè, passiamo da di qua un attimino. Ecco, così vediamo se c'è qualcuno... Ah, non ho curato... Chi c'è? Olà! Lui ce l'ho. È la trasformazione del picchio. Lotta. Vai, rogodenti. Ciao. Bene, 294 punti esperienza. Sono veramente tanti. Almeno così mi salgano quelli più bassi. Ma niente. Vediamo cos'è qua. Consigli utili. Esistono mosse fisiche molto speciali. Un attacco elevato fornisce. Vabbè, bla bla bla. No, 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 no. Vai. Allora. Qui c'è una iperpozione, meno male, sono sempre ben accette le pozioni. Ma qui cosa c'è? Di qua c'è qualcosa? Eh sì, Vediamo chi si paventa di fronte a noi, chi si... Salandit, ma lui non ce l'avevo, ma lui ce l'ho, o forse no? No? Nel mio box, dicevo, ho già incontrato, lo so, però... vai. Morto subito. Ciao. Punti esperienza vengono condivisi. Igli Buff è salito a livello 19. Bene. Tanto non l'ho ancora utilizzato. L'ho catturato poco fa. Quando non registravo e me lo sono messo su. Eccola, eccola l'altra lotta. Trambic. Thoracat. Lotta. Sì, dai, rogodenti. Via, non ci si pensa più. Ah, questo era a livello 20. Bene. Ciao, picchio! Gyarados! Olè! Gyarados, salito, impara pugni sguardo, Munchlax è l'esilito a livello 15. Bene. Tra l'altro non so nemmeno, anche Munchlax non l'ho utilizzato. L'ho messo lì, pronto. Eccoci. Pronto per salire di livello, però. E questo è uno Stufful! Finalmente l'abbiamo incontrato, lo Stufful! Allora... Salve signor Stufful. Simpatico, mi rimane già simpatico. Vediamo, con un morsetto, vediamo quanto resiste.
No, resiste anche parecchio. Brutto colpo, però. Oi, oi, aspetta, perché non so, mi sta bene in salute. Faccio la spavalda, ma 19 Pokémon, torna indietro. Borsa. Super, una bella pozione, usa. Vai. Parto con la pozione bassa, ecco, così almeno ritorniamo nel verde. Mamma mia, cosa succede? Sei inalberato, cosa ha fatto? Lotta, un altro morso. Lo vorrei catturare, sinceramente, questo stufo. Quindi procedo a morsi, perché vedo che morso ancora. Non gli provoco poi così tanto. Oi, che botta! Così tanti danni. Siamo nel giallo. Ancora un altro qua. L'ultimo è, poi vado di Mega Ball. Aiuto, ho fatto l'occhio dolce. Che è? Vabbè, io ci provo. Vai. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Preso, voilà. Allora, 161 punti esperienza. Cubone è salito a livello 23. Vediamo un po' la mossa. Che mossa è? Ira. Allora, valutiamo. Imparare. Allora, vado a portare. Bene. Lino, però mi rimane Stufful, mi rimane simpatico. Oh, poche dex di AK al 23%. Allora, no, no. Andiamo. Allora, aspettami. Prendiamo Tauros. Aiuto, ho fatto una carica. Aiuto, sono rimasta qui. Vado a riportare i dati di Stufful. Scendere, sì, vai. Ho cambiato la maglietta anche, ho comprato una nuova maglietta, ho visto questa carrozziera nera con un disegno. Eccellente, vedo che hai con te uno stufo, saresti così gentile a mostrarmi il Pokédex? Ma certo. Interessante, nei nostri fascicoli mancava alcuni dati relativi all'habitat degli stufo. Il Pokédex è sempre una preziosa fonte di informazioni. Ecco il compenso per l'aiuto che ci ha dato. 5.000 stelle! Sì, stelle, tante sono su Animal Crossing. 5.000 monete! Parliamo qua. Noi della fondazione siamo... Con questo povero Slowpoke maltrattato da quei tipacci del Team Skull, poverino, per fortuna la coda gli è ricresciuta, ma quei mascalzoni sono imperdonabili. Ok, niente, non c'è nulla di... non si può nemmeno guarire niente. Ok, andiamo avanti. Allora, un po' che ai Pokémon gli darei... aspetta, rimedi. Grande, dov'è? Mettere giallo. Quindi fugano. No, lo volevo curare. Scottature, recupera dei PS. Porca... preferivo dargli una pozione, dov'è? Ma pozione. Perfetto, vai, altri 20 PS recuperati. E andiamo. La salviamo. Sì, sì, sì. E via, proseguiamo. Carica Tauros con il nostro Tauros. Scusami, qua c'è un passaggio. Eccolo qua il passaggio. Scendi? No, no. Vabbè, ormai ho premuto. Era Y, quello che volevo premere. Carica. Eccolo qua, lo stradello per andare a prendere la Pokéball. Ecco. Grande perla. Perfetto. A parte volevo ritornare su da là. Va bene. Riprendiamo Tauros e via. Si riparte lungo il percorso 8. Cerca... alla ricerca del centro Pokémon. Ok, vai. Attacchiamo questo. Cioè, meglio, ci ha attaccato lui, ma sfidiamolo. Ciccio, vieni, Ciccio. C'ha due Pokémon, vedo. Nella sua squadra. Torracat, a noi. Ma sì, usiamo una nitro carica, vai. Guardiamola in tutta la sua maestosità. Ecco, non mi veniva la parola. E ciao, il primo è andato. Faccio vedere il secondo. Anche lui, facciamolo veloce. Aspetta, dai, cambio. Metto il grande charge. Vai. Sono super giù di livello. Super efficace con Scintilla.
Vieni, vieni. Non ci sta scintilla. Te, ciao. Sei stato scintillato. E adesso... 452, mamma mia. E va a livello 25. Charge bug. Charge bug è... bug, ragazzi. Charge bug è... mi piace. Vediamo cosa vuole dimenticare. Cioè, cosa... sgranocchio. Ok, guardiamo. Tutto, andiamo. Proseguiamo. Allora, vai, affrontiamo anche questa. Questa qua, vai. Lottiamo. E lui mi manca da catturarlo. L'ho incontrato, ma mi manca da catturare. Bene, lotta, effetto normale. Allora, rogo denti. Effetto normale, ho notato, infatti, sì. Oi, là, fermi tutti. Lotta. Nitro carica. Bam. Sarà allora di fa, basta, eh? Aspetta un attimo, Pokémon. Non mi ricordo che tipo è questo Pokémon qui, vai. Ah no. Allora. Attacca lui, vediamo quanto danno mi... troppo. Troppo, aspetta. Pokémon, cambiamo il Pokémon. No. Vediamo qui. Ma che poi di che taglia è? Vabbè, questi sono troppo bassi. Ho 21. Provo con Cubone, sostituisci. Non mi ricordo Miltank. Di che razza è? Oh, ma sarà... questo rotolamento mi dà un po' noia, eh. Lotta. Osso clava. Oh, ma quanti rotolamenti fai? È morto. Allora, aspetta. Beh, devo rifare... pensavo di avere quello che contrastava. Facciamo così. Un bel buio. Un bel azione. Oh, Milton. Cosa fai? Ah, riflesso energia. Ancora morso. Questo rotolamento avrebbe alquanto scocciato. Brutto colpo, meno male. Pokémon. Rimedi. Pozione. Vai. Ho condotto male il primo cambio. Lo ritrovo dietro. Dovevo continuare con Toracat. No, 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 torna indietro. Lotta. Morso. Lotta. Morso, di nuovo. Volevo vedere che mi sguardo. Basta. Non ho mosse che bloccano la cura, eh. Vai. Mi sguarda, la difesa diminuisce, morso ancora. Borsa, super pozione, 60 e recupera. Ok, vai. Oh, ma guarda che in battaglia lunga 4 km. No, 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 no. Lotta. Ancora morso. Oh, 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 no! Non stavo a dire qua da come muoio.
Ho fatto riprendere energie a Thoracat. E basta, perché adesso mi sono scocciata, per un errore iniziale. Nitro carica. Ancora latte. Morso. Ah, poi io provo il cristallo Z. Se continua a riprendersi le energie. Lotta. L'ho voluta proprio portare per le lunghe questa battaglia. Ale, però ce l'ho fatta. Non mollo mai. 500 punti. Thoracat salita a livello 30. Ta-da! Oh, anche Igli. Quegli altri sono morti. Quindi, oh, 1000. Mi ha fatto storiare questa. Mi ha fatto proprio storiare. Allora, giù ci sono delle barche. Andiamo. E ancora un'altra gara. Un'altra sfida qua ci attende. Bacca cedro. Ancora bacca castagna. Finito. Vai, perfetto. Ho visto che c'era una Pokéball qui, infatti. Ma c'era anche un Pokémon che ci attendeva. Salandit. No, Salandit non mi piace, non lo voglio. Vai. Morso. E ciao. Ciao. Perfetto. Ultra Ball, bene. Ma ne ero convinta che ne uscisse un altro. Qui stiamo sguazzando nell'erba. Vuoi che non esca qualche dono? Ah, lui ce l'ha di già. Allora, vediamo. Vai, morso. Fermo un po'. Vai, morso di nuovo. E ciao, ciao, ciao. Bene, un centro Pokémon no in questo percorso. Eccolo, eccolo, basta chiamarlo. Allora, mi serve. Urgentemente, un centro Pokémon. Sì, ok, voglio curare tutta la squadra, perfetto. Bene. Poi. Mi servirebbe qui. Mi servono le Mega Ball. Vai, lo compro. Ma sì, crepi la carizia, 6 e via. Poi mi serve super pozioni. Così arriviamo a 10. Poi vediamo quante vitalizzanti c'è. 2, l'antidoto 2, 3, 7, antiscottatura, antigel. Ma prendiamo un antidoto, sì, giusto per arrivare a 3, numero perfetto. Ed esce. Vai. Parliamo un po' con questa gente qua. La giungla ombrosa ospita molti Pokémon di tipo erba. Come saprai, i tipi fuoco, volante e coleottero sono i tre più efficaci contro... Meno male ce l'hanno suggerito, contro l'erba. Quindi... bel suggerimento, andiamo qua e facciamoci un po' di scorta di questi Pokémon di tipo fuoco, vabbè che ce l'ho, poi aspetta, la pennina dove ce l'ho, eccola qua, bibi, poi cubone terra, quindi non è che faccia molto effetto, acqua me la tengo perché lui voglio farlo evolvere, coleottero, perfetto, questo lui è normale, folletto, e lui è normale, coleottero e fuoco ce l'ho, volante, acqua volante, perfetto. Lui non ho ancora provato in battaglia. Non so se mi ci trovo bene. E anche lui non l'ho provato ancora in battaglia. Poi vediamo un po' cosa ho preso. Psycho volante, oricorio. Di erba, beh, erba non penso sia una noia. Quindi di erba c'ho Steenie che voglio far evolvere. Però adesso contro l'erba mi serve fuoco volante e ce l'ho, vai. Cubone non mi ci trovo granché bene, mi sa che lo dovrò togliere. Vabbè, per adesso
Sentiamo cosa c'è adesso. Secondo te che se si affrontasse un mister royale, Omar il dittatore chi vincerebbe? Non lo so. Prendiamoci una bella tazza di qualche cosa. Cioschitti, succo di bacananas e Gran Bull Mocha. Vai, cioccoschitti, che la cioccolata fa sempre piacere berla, specialmente con questo freddo che oggi fa proprio freddo. Sai però che cosa potrei fare? Sì, mentre qui che bevo mi ha fatto riflettere. Ora mi tolgo cubone e mi ci rimetto il picchio. Però l'unica cosa è che mi tengo cubone perché comunque ho un po' che giole. Perché? Per far evolvere terra, perché non ho terra altrimenti. Via, ci vado a riflettere un altro po', aspetta. Indietro. Lui è normale. Lotta, anche lotta non ho. Fuoco. Terra ci sarebbe anche il cavallo, ma non preferisco cubone. Erba. Sai duck anche. Ma cosa volevo fare? Non me lo ricordo nemmeno più. Lotta, vedi? Indietro. Il picchio, dov'è il picchio? Nel secondo box, eccolo qua, infatti. Ah, vedi, ho preso anche Goldin, poi ho preso Poliwag. Ah, ma c'è anche lui, Fuoco volante, vieni! Mentre il picchio qua è normale volante. No. A lui? Normale lotta. Al posto di cubone. Mi dispiace, cubone. Quant'eri? Eri anche a 23, ma non importa. Ciao! Andiamo! Via! Fuoco volante, tutte e due contro erba. E siamo nella zona dove ci sono tutte erbe. Diciamo che è perfetto. Chi c'è qua dentro? Andiamo a vedere. È un distributore di vite. Vuoi? Boh, acqua fresca. Ma prendiamoci una gazzosa, vai. Vai. Ma vai. Qua? Cioè la signora che cosa desidera? Mi spiace, ma siamo al completo. Pensa che la stanza in fondo è sempre riservata. Ah, questa che è un... è un albergo, quindi andiamo, proseguiamo. Qui c'è qualcosa e questi due mi vogliono sfidare. Aspetta, vediamo di qua. In questa porta che cosa c'è? Bah, Iridio, sparisci! Mamma mia, Iridio, come sei, oh! Scontroso! Qua c'è una Pokéball, andiamo. Subball, andiamo. Andiamo, c'è qualche cosa qua? Perfetto, entriamo qua. Qui cosa c'è? Chi è? Un ratto, cos'è? Aspetta, fammi un po' vedere. Navighiamo in queste acque e vediamo che cosa c'è qua giù. Oh là, peschiamo qui? Ma no, andiamo qua, sulla terraferma. E chi siete? Ah, questi si allenano, sì, poi ci affrontano anche, quindi andiamo. Sono un bambino prodigio di karate, insegno le mosse perfino ai Pokémon. Ok. Mi fa piacere. Il karate è sempre benvenuto. Andiamo. Ma una alla volta o tutte e due insieme? Tutte e due insieme. No, ecco. Cosa so? Acqua. Beh, perfetto. Mi serviva erba. Certo, anch'io vado nella zona dell'acqua, cioè... Oh, lo voglio provare. Cioè, lo voglio provare. Fiamma detonante! Vai. Lotta. Psycho! Su... No, aspetta, cosa fa? Flagello, vediamo. Vai. Finalmente provo questo cristallo Z che ancora non avevo provato. Il potere Z circonda Torracat. Usa la mossa Z. Fiamma bomba detonante! Porca miseria, ma che è una supernova. Su per giù. Bella però, mi piace questa mossa. Munchlax, salito livello 17. Insidia. Deve imparare. Imparata e voilà. Poi fai del dolore, eh. Nitro carica. No, cosa ho fatto? Aspetta. Flagello. Beccata. Vai. Là. Dai, finiscilo con beccata, su. Ale, vinto. Anche sull'acqua abbiamo vinto.
Hai sconfitto Andrea e Claudio, perfetto, bravi, bravi ragazzi, bravi, 900 a noi. Ma vediamo cosa c'è per qua, assolutamente niente, c'era solamente questa sfida praticamente, ok. E allora andiamo, ritorniamocene in arriva. Prendiamo un attimo carica di Taurus, no, Y. E andiamocene al centro Pokémon. Riporto la salute. No, qui c'è l'albergo nel centro Pokémon, torno indietro. Vieni. Vai, rimetto un sesto Pokémon. Taurus e andiamo. Questa volta nella parte verde, mi raccomando. Sono assettata per la parte contro l'air, percorso 5. Non dovevamo essere nell'8 noi. Ecco di qua. Chi è costei? Benvenuta, questa è la giungla ombrosa. Io sono il capitano Ibis e qui sosterrà la mia prova. Si vede subito che tu e i tuoi Pokémon avete tanto da vendere. Sicuramente non avete problemi a sostenere questa prova con me. Dopotutto ho ricevuto una pietra lucente da Tapu Koko, giusto? Nessuno più di te ha diritto di cimentarsi in questa prova. La giungla intorno a noi è viva. Senti il suo respiro? Ci sto dicendo che la ricetta del giorno è... La ricetta? Perché stai cucinando? Lo sapevo, il mio piatto forte, noto come le specialità di Ibis. La sua prova consiste in trovare 4 ingredienti: una bacca mango, un minifungo, della vitalerba e un miracle seme. Tieni, è un porta ingredienti, mettici dentro gli ingredienti man mano che li trovi. Ecco, porta ingredienti. Sta sussinante. Ecco, con questo non rischierà di mescolare gli ingredienti e gli altri strumenti nella borsa. In questa prova Stoutland potrà essere di grande aiuto grazie al fiuto delle... nello scovare le cose nascoste. Ok, come vi avevo detto alla fattoria, per attivare il fiuto di Stoutland basta prendere il pulsante lì. Ricapitando, gli ingredienti a trovare sono 4. Bene, bacca mango, mini fungo, ora me le scrivo, vitalerba e un miracle seme. Ho tutto chiaro? Ma come no? Tutte le trombe, andiamo. Che la prova della giungla ombrosa abbia inizio. Inizia la prova! Bene. Carichiamoci subito col fiuto e entriamo. Ecco, cos'era? Era per qui. E come faccio? Scusa, ma allora, vediamo, qui c'è una bacca, cos'è? Super pozione, ma va bene. Ma rientriamo sul fiuto di Stoutman, perché... una volta che fa così, che cosa devo fare? E quindi? Io premo B, no? Mi fa questo lavoro qui? Cosa devo fare? Devo scendere? Non ho ben capito. Sarà per qui, non so, devo lottare contro un Pokémon, non lo so. Andiamo più in su. Mi fa così, no? Dopo l'ho fatto così. Che cosa devo fare? Ma quando sei in groppa, tieni premuto il pulsante di fare usare il fiuto di Stoutland. Sì. Potrai così scovare strumenti nascosti. Nel punto in cui Stoutland abbaia, potrai raccogliere lo strumento. Ma deve essere rosso, quindi. Va bene? Sì. Ok, perfetto. Il punto esclamativo deve essere rosso. Ok, va bene, ora ho capito. Andiamo avanti! Ma se io qui prendo tipo invece di... Allora, momentaneamente prendo carica di Taurus e faccio questo. E poi faccio questo. Questo non posso buttare giù. Poi ripiglio questo. Vediamo un po'. No, non voglio salvare. E allora torno indietro, prendo questo. Ripiglio il fiuto di Stoutland. Ok, e vediamo. Ancora. Cambiamo. Carica di Taurus. Vai. Riprendiamo il fiuto di Stoutland. Oh! Eccolo! E come funziona? C'è un seme sepolto nel terreno. Stratossin ha trovato il miracolo seme! E vai! E uno è andato.
Rieccomi qui, oh! Così ricco di nutrienti, questo seme fa davvero miracoli. Altri tre ingredienti da trovare, continua così! Ora abbiamo capito come fare. Giro, giro, tondo. Qui siamo all'inizio, mi sa. Una gran radice. Vai. Eccola qua, sì. Inizia il giro. Ok, perfetto. Andiamo di qua. Non c'è niente. Cambiamo postazione. Qua c'è una Pokéball. Vediamo. Cosa c'è qua? Che si muove. Cosa c'è qua che si muove? Fumantis! Questo ce l'ho, quindi so già bene le mosse. Tra l'altro è a livello 23, eh. Quasi quasi. Quasi quasi lo catturo. Non lo posso catturare, no. Ah, perché è della prova, giusto. Dopo la prova potrò catturare. No, perché almeno è già più su di livello. Non starei a fare più di tanto. 172! Vai, Iglybuff è salito a livello 21. Folletto, lo voglio provare quel folletto. E andiamo. Cosa c'è qua? C'è una bacca sepolta nel terreno. Viene messa è la bacca mango. Viene messa dentro il porta oggetti. E vai, siamo due, sempre io. Che brava, hai trovato una bacca mango. Lo sapevi che le bacca mango più grandi e brito assolute sono quelle più saporite? Ti mancano due ingredienti, dai, non mollare. E noi non si molla, ma che stai scherzando? Figurati se noi quasi molla. Ecco, cosa c'è qui? Attacco special X, ottimo! Una mossa. Andiamo di sopra. Andiamo di sopra, sopra, sopra. Vediamo. Annusa, annusa. Vediamo che cosa c'è qua. Ah, era qui la Pokéball. Laccio erboso. Questa da far insegnare a qualcuno di tipo erba, sicuramente. Rimettiamoci in groppa a Stoutland. C'è verde. Rosso. Polvo cura. Niente, pensavo fosse. Olà! Vuoi cogliere questa erba? Ti ricorda qualcosa? Sì, cos'è? È vita l'erba! Ale! C'è anche un Pokémon nascosto, figurati! Infatti mi sembra strano un po' che navigavo in queste erbe di nuovo Formatis. Ok, sempre di livello 23. E vai, con un bel morso, sì. Ed ancora un altro morso. Ok, proseguiamo. Proseguiamo con il fiuto di Stoutland. Abbiamo trovato poi. Vai! Cosa c'è qui? Vita l'erba, di nuovo! Proseguiamo. Vai. Iperpozione, niente. Due, eh? Me ne mancherebbero due, quindi andiamo a giro così, vediamo. Andiamo di qua. Eccolo, eccolo, vai. Difesa X, no, difesa. Cioè, ok, però mi piacerebbe trovare gli altri due ingredienti mancanti. Niente.
E andiamo piano piano qua. Piano piano, insomma, un po' corso. Andiamo. Allora, su. Allora, rispacchiamo le pietre. Vai, intanto salviamo. Vai. Ma qui secondo me c'è qualcosa. Vai. Aspetta. No, torna indietro. Sono riformate le pietre. Ah, cos'è? Polvo stella. Vediamo. Eccolo. Vai. Attacco X, niente ancora. Mannaggia. Un'altra. Continuiamo. Qui niente, si era già trovata. Per bimbrinde, ma dove sarà? Aspetta, torna un attimo indietro. Ora mi si sono riformate le pietre. Aspetta. Su. Su terrazzamenti, volevo dire. Qua, vediamo per qua. Niente. Qui non ho trovato niente in questa zona. E dove? E dove? Dove? Vediamo. Qui ci sono dei funghi. Il mini fungo. Mi serviva il mini fungo, vero? No, perché io ora. Aspetta. Il grande fungo attacca. Devo prendere il mini fungo, vero? Oh, anche questo mi mancherebbe nella mia collezione. Avanti. Non lo so, proviamo con la nitrocarica. Ciao. Allora, mi serviva un mini fungo, una vita l'erba e il miracol seme. E, oh, penso averli tutti. Penso averli tutti, eh. Eh sì, eccomi qui, che bello, hai trovato un minifungo. Alcune persone ne vanno davvero matte, se lo assaggi capirai il perché. Ti manca solo un ingrediente, uno ti... Cioè, no, ho preso, scusa, la bacca mango ce l'ho, mi sembrava... Allora la bacca manga. Scusa, no, voglio vedere perché. Allora, vediamo. Dov'è? Vedi esperienza. Porta ingredienti. Vediamo che cosa c'ho qua dentro. Sacchetto con tutti gli ingredienti trovati nella giungla ombrosa, necessario per... cosa? No! Però non è spazio libero. E dov'è? No, perché faccio? Volevo vedere che spazio libero... Scusate, eh. Forza, ma non riesco a capire. Mi si chiama aver trovato la bacca. Vabbè, andiamo di qua in cerca di ingredienti. Niente, andiamo di qua. È un'impresa ardua trovare questi ingredienti. Tra l'altro mi sembrava averli presi tutti. Vabbè. Oh, ma nemmeno un punto esclamativo, che eccolo. Dai, ci siamo vicini, dai. Dov'è? No, vita l'erba già ce l'avevo. Un altro po' che mi ha nascosto nell'erba. Sempre fumantis. Due morsi. Cerco di tenermi le altre morsi per il Pokémon finale. Ma niente. Perfetto.
Ottimo, ottimo. Vai, Munchlax è salito al 18. È sempre più su, più competitivo. Capitano Ibis, in ricognizione. Hai trovato la vita all'erba ed era ottimo, di ottimo qualità. Sapevi che è un sapore così amaro da lasciare il succo persino un Pokémon? Yeah, hai trovato tutti gli ingredienti. Ma non ho trovato la vita all'erba. Vabbè. Ti aspetto dall'entrata della giungla. Ok. Arriviamo. Arriviamo. Più veloce della luce! Io volevo andare anche a rivitalizzare i Pokémon, però niente. Eccoti qui, Stratossina. Bene, bene. Ora abbiamo tutti gli ingredienti. Non resta che... Eccomi, scusate per l'attesa. Come va, Ibis? Oh, vedi? Sono arrivati tutti gli altri capitani. Ti ho portato un osso spesso e un osso raro. E io qui dell'acqua fresca. È un bitorzo l'elmo, come al solito. Sui Ren, Kawe, grazie mille, ora ho tutto quello che mi serviva. Allora, Satosina, adesso prepariamo una leccornia che aiuterà il Pokémon dominante. Come aiuterà il Pokémon, cioè? I tre ingredienti, Bacamango, Mintifungo, Vitalerba, Miracolseme. Perfetto, non ci manca niente. Ora possiamo preparare le specialità. Ibis. Bene, ora attireremo il Pokémon dominante con un profumino delizioso. Sei pronta? Sì. Andiamo, a questo punto. Suiren, capovolgi il bitorzoletto elmo e versaci dentro l'acqua fresca. Subito, poi aggiungiamo una bacca mango, un minifungo, ricaverba, sì, quelli lì. Cavo, passami l'osso spesso e l'osso raro. Ecco, ma che è una strega, fai la pozione. Uno dei due ossi per pestare gli ingredienti. Premi pulsante A per pestare gli ingredienti, vai. Lo sto pestando! Schiaccia tutto, ancora... Non riesce a pestare bene là. Spapola. E quando c'è da premere il tasto A, qui siamo dei campioni, Fanno una poltiglia, vai. Ci siamo? Un odore particolare si diffonde tutto intorno. Ti senti addosso uno sguardo penetrante che proviene da qualche parte della giungla. Oh. Oh, Luraran! Chi? È apparso Lurantis, il Pokémon dominante della giungla ombrosa! Oh. Via di battaglia finale, parte la sfida del Pokémon dominante! Ta-da! Il Lurantis dominante emana un potere, una potente aura. Bene. Io sfoggio subito una bellissima nitro carica perché me l'avevano suggerito. Porca miseria. Oh, ferma un po'. Un alleato, vieni, non ci fai paura. Cast form, bellino, mi piace cast form. Vai, ancora nitro carica. Ah no, l'ho messa sul cast form, ho sbagliato. Forse premere A. Però non lo voglio uccidere, cast form. Cosa fai? Si è curato, lo sapevo, è perché ho sbagliato prima. Va bene, non importa. Oh, fermi un po'. Lotta, nitro carica, Lurantis. Ora dopo faccio. Toh, beccati questo. Ora mi devo fare una bella pozione, Che ha fatto? Pozione. Oh, non chiamerà mia qualche un altro. Previsioni. Oh, cos'è? Si è trasformato. Oh, ma cosa stanno facendo? Allora, qui. Rimedi. Super pozione. Usa. Vai. Ok, siamo in forza. Vai. Sei rinvigorito pure lui, Botti in testa. Bene. Lotta. Potere Z. Ciao. Vai. Potere Z. Potere Z circonda Tara con un'aura e... Fiamma bomba detonante. Ciao Lurantis, ciao, è stato bello, ma ti abbiamo battuto con un possente colpo Z. Livello 31, mamma mia. Punti esperienza vengono condivisi. Oh, livello di 22 di gira, Igli 22 anche lui. Castform, cosa stai facendo? Cosa pensi di fare? Nitro carica su Castform. Ti manca cosa, ragazzo? Lo posso catturare? Credo di no. Ma ci provo.
Ci provo nel senso a dirlo, perché non so che non lo potrei, non lo posso catturare. Vai! Olè! E abbiamo vinto anche il terzo. La terza prova. Fletch. Ah, c'era Fletch anche. Guarda qua! Che vittoria! Hai sconfitto l'Urantis dominante! Impressionante, Sadustina. Dire che sei forte non rende l'idea. Sei imbattibile, trasudi talento da tutti i pori. Hai sottomesso il Pokémon dominante come se niente fosse. Concordo anche al parco vulcano, Vela. Ha dato la polvere al mio Sloazzle. Ha sbaragliato persino i miei wishy-washy e dire che li avevo allenati così bene. Bene, hai superato brillantemente tutte le tre prove di Akala. Persino la mia, che non era per niente facile. Ecco un premio per te. Cosa ci regala? Chissà. Questa è roba di erba, eh? La vedo verde, una bella pietra verde. Prova completata! Stratosino riceve un cristallo Z da Ibis e questa è la posa per sprigionare tutto il suo potere, erba! Ale! Bene, Stratosina, ora che hai superato la prova potrai dedicarti alla cattura di Pokémon della giungla. Ombrosa, allenati con amore. Allenati con amore, mi raccomando, ecco questo è Minor Ball solo per te. Oh, vieni, 10 Minor Ball. Come mai Lurantis non ha mangiato tutto? Cavolo, Surian, non sperchiamo il cibo, mangiate, su, va via, non è che vi... Yum, non è che era molto, diciamo, come dire, appetitoso con gli ingredienti. L'osso raro ha reso il sapore molto più corposo. Sento le papille gustative e frivillere, tanto che non mi sento sulla lingua. Acqua! Ah, che era un po' piccante? Che vi prende? Dovete andare? Ehi, tornate qui, che state correndo da Alixia per la grande prova? Ma che succede? Che buon profumo! Scommetto che Ibis ha pensato, ha appena sfornato uno dei suoi manicaretti. Hai superato la prova Ibis, giusto? Bene, allora meriti un regalo per la parte mia. La MT Sottilcorno, una mossa che va sempre a segno. Oh, sotto il corno. Vai. Scoprire, sperimentare, questo è ciò che rende speciale la tua avventura. C'è un posto che devi assolutamente vedere durante il tuo giro del sub-isole. Fiondiamoci al centro di ricerche interdimensionali, veloci come un fulmine. Alla faccia. Allora, Stratosina, prima di andare volevo farti i miei complimenti per il tuo successo nelle tre prove di Akala. Ora ti aspetta la grande prova col Kauna Alixia. Oh, bene. Alixia allena Pokémon di tipo roccia. Se fossi in te, provvederei a catturare qualche Pokémon di tipo erba nella giungla ombrosa. Oh, bene. Quando avrai finito di prepararti per la grande prova, vieni al centro di ricerche interdimensionali. Ci arrivi seguendo il percorso 6. In caso di problemi, chiedi aiuto alla Rototom. Allora, perfetto. Quindi, adesso devo cercare qualche Pokémon. Cioè, devo allenare qualche Pokémon di tipo erba. Benissimo, allora io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e anche questa prova l'abbiamo finita. È stata lunga ma molto interessante. Io ancora vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace, commentate, aspetto i vostri commenti sempre. E che dirvi, un abbraccione virtuale e al prossimo video.